Francesco Monte, sorpresa a Barbara D'Urso, la conduttrice gongola. Francesco Monte va a trovare Barbara D'Urso, la sorpresa inaspettata. Dopo la sua apparizione a Domenica Live da Barbara D'Urso, Francesco Monte ha deciso di tornare in TV solo per presenziare al Maurizio Costanzo Show. Dopo essere stato lasciato in diretta TV all'interno della casa del Grande Fratello VIP, l'ormai ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha scelto di non tornare sulla vicenda almeno per il momento. Con una lettera inviata alla conduttrice di Canale 5, infatti, il ragazzo ha ringraziato per l'invito ricevuto, rivelando però di non voler tornare in studio per parlare della sua storia d'amore. Monte ha così deciso di voltare pagina, chiudendo definitivamente il capitolo Keku. L'ex tronista di Uomini e Donne è comunque rimasto molto attivo su social, dove non dimentica mai di pubblicare fotografie e storie. Oggi, scopriamo che il bellissimo Francesco ha deciso di fare una sorpresa alla D'Urso che, in queste settimane, sembra aver fatto capire di essere dalla sua parte. Barbara D'Urso e la foto con Francesco Monte, il post che spiazza. Sul profilo di Barbara D'Urso, poco dopo la fine della diretta di Pomeriggio 5, è apparsa una fotografia che ci ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Mai avremmo immaginato di vedere la donna insieme a Francesco Monte. Ovviamente non c'è nulla di male, anzi, ma la frase che accompagna lo scatto è una vera e propria sorpresa. La frizzante e simpatica conduttrice fa sapere ai suoi followers di aver ricevuto una piacevole visita proprio dal bellissimo ex di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Francesco Monte e la sorpresa a Barbara D'Urso, la conduttrice al settimo cielo. Barbara scrive: "Oggi è passato a salutarmi Francesco Monte. Questa foto l'abbiamo fatta per voi. Buon weekend da noi." I due sono sorridenti e sembrano essere diventati anche molto amici. D'altronde, la D'Urso ha mostrato, sin dal primo momento, davvero molta simpatia nei confronti del giovane. Che l'ex di Cecilia divenga presto presenza fissa all'interno dello studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Staremo a vedere.